Grazie, buonasera a tutti. Ho scritto il libro per rispondere a un'esigenza sempre più impellente che sentivo di superare, diciamo, quella prospettiva che molti giornalisti hanno, ma non solo giornalisti, anche purtroppo molti intellettuali, molti scrittori, di ridurre tutto a un eterno presente. Questo è il più grande errore di comprensione della realtà, che è però molto diffuso, direi. La mia domanda era cercare di dare appunto, la mia esigenza era quella di cercare di dare una prospettiva storica, anche se avendo dietro alle spalle appunto anni di cronache di quello che è successo non solo nel Mediterraneo centrale ma anche sulla rotta balcanica, ai confini, diciamo, dell'Europa, e come si è trasformato completamente non solo la gestione delle frontiere ma soprattutto il discorso pubblico sull'immigrazione, qual è stato il livello di propaganda e come è stato possibile, di politiche appunto sia nazionali che internazionali, che hanno poi in qualche modo registrato questa trasformazione. In fondo mi chiedo come è stato possibile quello che sta succedendo oggi, ora, in questo momento, cioè che 42 persone siano a 16 miglia dalle coste italiane, a 16 miglia da Lampedusa, da 10-12 giorni. Tra queste persone ci sono donne, ci sono minori, sono persone che scappano dai centri di detenzione libici. Abbiamo raccolto decine di testimonianze che ci raccontano fedelmente quali luoghi dell'orrore siano questi centri di detenzione libici, che cosa succede lì dentro, torture, stupri, violenze di ogni tipo. Eppure un paese di 60 milioni di abitanti, un continente di 500 milioni di abitanti, sta ignorando che appunto 42 persone a bordo di una nave umanitaria che batte bandiera olandese, ma che ha il diritto di sbarcare queste persone, anzi ha l'obbligo di sbarcare queste persone, invece sia lasciata, abbandonata appunto al suo destino, sia stata costretta a fare di continuo dei giri, insomma, di fronte alle acque territoriali italiane. È stata raggiunta da un decreto da un divieto di entrare appunto nelle leggi italiane come effetto immediato dell'entrata in vigore del decreto sicurezza bis. Mi chiedo come sia stato possibile tutto questo, ce lo dovremmo chiedere tutti in realtà, però invece assistiamo in questo momento, come fu esattamente nell'estate del 2017, a un silenzio assordante da parte di tutti quelli, non solo chi parla molto e chi sta al governo e chi rivendica ovviamente questo tipo di politiche, ma tutti gli altri, a parte appunto qualche associazione, movimenti sociali che da sempre su questi temi si esprimono, però tutti gli altri attori della società civile, le opposizioni, i politici, gli intellettuali, sono appunto di nuovo ricaduti, diciamo, in un silenzio inquietante. Io racconto come sia stato possibile, diciamo, in questi 2-3 anni e cerco di spiegare che ci sono stati diversi interessi che in qualche modo dalla fine del 2016 in poi hanno trovato una convergenza sulla criminalizzazione del soccorso in mare, che ha avuto un'importanza fondamentale la propaganda, che c'è stato un imbarbarimento del linguaggio, c'è stato un vero e proprio processo di deumanizzazione delle persone d'origine straniera, e questo è il motivo per cui appunto oggi ci permettiamo di lasciare queste persone a così pochi chilometri dalle coste italiane in balia del mare. Cerco di spiegare che cosa invece si dovrebbe fare in questo libro, cerco di spiegare qual è la nostra cultura giuridica, poi magari ce lo spiegherà meglio l'avvocato, però dico che sentiamo parlare molto, no, di cultura degli italiani, di prima gli italiani,
E dico che invece è proprio parte costituente della nostra cultura, della nostra italianità, visto che siamo un paese circondato da coste, applicare quella che io chiamo la legge del mare, ma che in realtà sono diverse leggi e convenzioni internazionali. La legge del mare è l'origine in qualche modo del diritto internazionale, che obbliga qualsiasi nave a soccorrere un'altra imbarcazione in difficoltà e soprattutto obbliga tutti gli stati che hanno sottoscritto la convenzione di Amburgo del 1979, le convenzioni SAR e SOLAS, a cooperare per trovare molto rapidamente un primo paese di sbarco e un porto sicuro per queste persone che sono state appena soccorse. Quindi cerco di spiegare come sia stato possibile che in qualche modo così rapidamente abbiamo disconosciuto anche quella che è la nostra cultura, anche quello che è il senso comune, no? Qualcuno che è in difficoltà in mare, in un ambiente così ostile come il mare, deve essere soccorso. Come è stato possibile negare anche questa legge basilare, fondamentale, no? Che è proprio all'origine anche del diritto, della nostra cultura giuridica? Bene, ricostruisco che ci sono stati appunto una serie di fattori e di interessi convergenti. Il primo interesse è stato quello di Frontex, dell'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne della nostra Unione, che a un certo punto, dopo che nel 2016 era stata chiusa la rotta dei Balcani, ne avevamo parlato anche con voi moltissimo quando voi eravate molto attivi appunto ai domeni in Grecia, quindi chiuso quel capitolo, diciamo così, della chiusura della rotta dei Balcani, Frontex capisce che deve chiudere la rotta del Mediterraneo centrale e quindi comincia, diciamo, a far girare, no? Vi ricorderete sicuramente questo rapporto interno di Frontex che trapela attraverso un articolo del Financial Times che accusa le organizzazioni non governative che in quel momento erano attive nel Mediterraneo insieme però alla Guardia Costiera Italiana, insieme ai mezzi stessi di Frontex, anche se i mezzi di Frontex erano arretrati proprio per questa necessità di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale che in quel momento era la principale rotta di ingresso in Europa dei migranti appunto in fuga dalla Libia, appunto fa trapelare questa accusa che poi diventa l'accusa cardine in qualche modo di tutte le accuse alle navi delle ONG, cioè che queste navi siano un fattore di attrazione per i migranti, siano un pull factor. Si dice appunto che il semplice fatto che queste navi siano stazionino, pattuglino quella zona di acque internazionali di fronte alla Libia, incentivi i migranti a partire. È chiaramente una boiata pazzesca, diciamo così, una teoria suggestiva in qualche modo, che sembra realistica, ma non è reale, non è fondata su fatti. Diversi studi, diverse università hanno smentito, no, che questa teoria non è vera. Anche i dati di realtà che arrivano in questi giorni, no, non ci sono più navi delle organizzazioni non governative, non ci sono più mezzi di soccorso, ma le partenze della Libia, dalla Libia, nonostante tutto, non sono terminate, le persone continuano a partire. Vi ricorderete però che appunto sempre in quel periodo, tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, il governo italiano nel febbraio del 2017 firma il famoso memorandum d'intesa con Tripoli, un memorandum che riprende i vecchi accordi, il trattato di amicizia che Silvio Berlusconi aveva firmato con Muammar Gheddafi, diventa questo memorandum d'intesa il cavallo di battaglia del governo Gentiloni Minniti. L'obiettivo appunto è quello di affidare alla cosiddetta Guardia Costiera Libica il pattugliamento di quel tratto di mare, l'intercettazione di quelle imbarcazioni di migranti e di fatto però il respingimento di queste persone in Libia. Respingimento per cui l'Italia era già stata condannata nel 2011 per il caso Hirsi, che era avvenuto nel 2009, quando la Libia non era un paese in guerra, quando in Libia c'era Gheddafi. L'Italia era stata condannata per aver respinto, rimandato indietro persone in Libia. E però nel 2017, appunto
per non essere accusati noi, no, di respingere, si decide in qualche modo di affidare questi respingimenti alla Guardia Costiera Libica, che però in quel momento non esiste di fatto, cioè si sceglie come proprio interlocutore il governo di Tripoli, il governo di Fayez al-Sarraj, un governo fantoccio che non controlla nemmeno il territorio di Tripoli, che dipende da alcune milizie. Voi ricorderete che la Libia è in guerra dal 2011, recentemente sono ricominciati i combattimenti anche a Tripoli, è contesa tra almeno due governi e centinaia di milizie armate, e però nonostante questo, nonostante tutti i report anche di organizzazioni internazionali che dicono che appunto la situazione in Libia è terribile, il governo italiano, con il mandato dell'Europa, perché subito dopo la firma di questo memorandum d'intesa Minniti va con questo memorandum e Gentiloni vanno al vertice alla Valletta a Malta e hanno, diciamo, l'investitura di tutti i capi di Stato e di governo dell'Unione Europea. Appunto anche per l'Europa è una priorità assoluta quella di ridurre gli sbarchi. Questo perché c'è una motivazione politica. In quegli anni, in quei mesi, tutti i principali paesi europei andranno alle elezioni. Si pensa che le continue immagini di sbarchi e in qualche modo l'immagine degli arrivi in Europa, della cosiddetta crisi dei rifugiati, no? Appunto, che riguardava soprattutto la Grecia e soprattutto la rotta balcanica nel 2015, si pensa che questo abbia favorito i partiti sovranisti, populisti in Europa, e quindi in qualche modo si cerca di contrastare questa, che appunto i governi europei ritengono sia una deriva, no? Antieuropea, con appunto il contrasto degli arrivi, la riduzione degli arrivi con tutti i mezzi. Appunto, il memorandum d'intesa è un pilastro di quello che poi abbiamo chiamato metodo Minniti in qualche modo, no? C'è un altro attore però che in qualche modo entra in questa dinamica ed è la propaganda dell'estrema destra. Da tempo i think tank legati all'estrema destra europea, ma anche all'estrema destra l'alt-right americana, producevano rapporti che giravano sui siti dell'estrema destra, appunto pensa a Breitbart e altri, che accusavano le organizzazioni non governative, le navi umanitarie, di essere dei taxi del mare. Guardate un po'. Stessa accusa che poi viene ripresa dai due partiti che in quel momento erano all'opposizione in Italia e che poi però nel 2018 diventeranno i partiti al governo, e cioè la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Salvini e Di Maio praticamente ricopiano, diciamo così, copiano pari pari le accuse che erano state formulate nel 2016 dal think tank Gefira, un think tank dell'estrema destra, un think tank olandese, che aveva pubblicato un rapporto appunto nel 2016 accusando le ONG di collaborare con i trafficanti di esseri umani, che la loro presenza appunto fosse un pull factor e che la loro presenza aumentasse il numero dei morti nel Mediterraneo centrale, esattamente le accuse che oggi fanno parte della propaganda, per esempio, di Matteo Salvini, e cioè quello che ha portato poi a, e lo racconto un po', a trasformare, no? A fare questa operazione fortissima sul linguaggio, per cui lì dove chiamavamo i soccorritori con una retorica che critico anche lì nel libro, angeli del mare, appunto li chiamavamo eroi, no? Perché fondamentalmente con un lessico molto legato ai militari, perché in quel momento erano proprio i militari della Marina Militare Italiana e della Guardia Costiera Italiana che facevano i soccorsi. Quindi avevamo mutuato da quel lessico degli uffici stampa della Marina Militare e della Guardia Costiera un'esaltazione, no, del soccorso in mare, e però molto rapidamente cominciamo usare dei termini di sospetto in qualche modo, no, fino ad arrivare appunto ai taxi del mare e ai vicescafisti. Succede che nel marzo del 2017, subito dopo la firma
degli accordi appunto con la Libia, spunta fuori in Italia questo video di uno che sembra un semplice cittadino, un ragazzotto, diciamo uno studente di comunicazione, che dalla sua cameretta registra un video che sembra appunto fatto in casa e è identico a un video che aveva prodotto appunto questo think tank Gefira. Lui si chiama Luca Donadel, poi scopriremo che è un collaboratore di Casa Pound, che scrive sul Primato Nazionale, che va ai raduni di Fratelli d'Italia, però in quel momento viene trattato come un semplice cittadino che promette di dire tutta la verità sui migranti e appunto accusa le ONG di avere dei grossi interessi nel trasporto appunto dei migranti in Italia, di voler guadagnare su questo, su quello che definisce il business dell'immigrazione, e che e comincia a dire che è sospettoso che queste persone vengano portate sempre in Italia, dovrebbero essere riportate per esempio in Tunisia. Di nuovo un'accusa che viene fatta anche oggi, no? Alla Sea-Watch si dice perché non l'ha portati a Zarzis, quando non si dice perché non l'ha riportati a Tripoli. Bene, Luca Donadel non è tanto strano che abbia fatto questo video con migliaia di visualizzazioni nel marzo del 2017, ma è strano che venga ripreso dai principali giornali mainstream in Italia e soprattutto dalle televisioni. Quindi cerco di descrivere nel libro come da quel momento in poi è successo moltissime volte che alcuni prodotti di propaganda, diciamo così, costruiti dall'estrema destra extraparlamentare italiana siano stati, con un meccanismo abbastanza chiaro, prima propagandati sui mezzi di informazione, sui social network, che chiaramente presentano delle debolezze perché non hanno nessuna forma di controllo, no? Mentre i giornali dovrebbero avere delle forme di controllo anche attraverso dei bot e cose del genere, cioè degli account automatici, e però come dai social media questo tipo di contenuti arrivano sui mezzi di informazione mainstream, arrivano sulle televisioni. Il video di Luca Donadel viene ripreso da Striscia la Notizia, addirittura finisce in un'interrogazione parlamentare presentata da alcuni parlamentari di Forza Italia, e da lì si aprirà appunto quella che è stata poi la commissione d'indagine del Senato sul lavoro delle organizzazioni non governative. Tutto questo poi porterà alla firma, diciamo, del codice di condotta, all'apertura di diverse inchieste della magistratura. Racconto anche questo, no? Il ruolo della magistratura, il ruolo delle procure siciliane, appunto. Però racconto anche perché le procure siciliane non avevano grossa simpatia per, in particolare, la procura di Catania per le organizzazioni non governative, perché fino a quel momento erano molto concentrate sul contrasto al traffico di esseri umani. Questo dal 2015 era appunto una volontà politica anche lì, che c'era molta pressione sul contrasto al traffico di esseri umani, era un modo per giustificare all'opinione pubblica il fatto che l'Italia avesse aperto un canale umanitario con la Libia. E però la presenza delle organizzazioni non governative, che non permettevano, no, la presenza a bordo dei famosi poliziotti, comunque agenti, diciamo, della polizia giudiziaria, secondo le procure, dal punto di vista delle procure, in qualche modo intralciava quello che era il loro obiettivo, che era appunto il contrasto al traffico di esseri umani. Tutti questi attori differenti hanno interesse in qualche modo a prendersela con le ONG e con il soccorso in mare, e riescono appunto attraverso quella campagna, che però secondo me è interessante al di là di tutto perché è stato un laboratorio. È stato un laboratorio in cui si è cercato di colpire non tanto la solidarietà, per come l'abbiamo raccontata, insomma, quanto l'indipendenza di queste organizzazioni, il fatto che queste organizzazioni poi stilassero per esempio dei rapporti sui morti, per esempio lungo la rotta, quindi lungo la frontiera, ma soprattutto le storie che queste organizzazioni non governative raccoglievano e che raccontavano di che cosa stesse succedendo dall'altra parte del mare, per esempio, dell'impatto, no?
che le storie di queste organizzazioni riuscivano ad avere sull'opinione pubblica e quindi di critica anche rispetto alle politiche dei governi. Io quello che credo, e secondo me per concludere, insomma, potrei parlare per concludere, io credo che questo decreto sicurezza bis in qualche modo è come se confermasse questa cosa che io ho sempre pensato seguendo appunto questa vicenda dal principio, e cioè appunto che il vero obiettivo non era tanto la solidarietà, chi aiuta, i buonisti, no? Anche quello è stato un po' un dirottamento generale dell'attenzione. Il vero obiettivo era colpire la società civile, le organizzazioni della società civile, qualsiasi attore che potesse svolgere un ruolo di controllo delle politiche, di controllo del potere. Ed è stato molto semplice farlo con le organizzazioni non governative, perché chiaramente sono organizzazioni private che non sono riuscite a fare fronte comune, non sono delle organizzazioni politiche, hanno un mandato molto preciso legato al diritto umanitario, legato a delle condizioni precise che si devono verificare. Non sono omogenee tra di loro, tra di loro ci sono le grandi organizzazioni come Medici Senza Frontiere, c'erano all'epoca, e delle piccole organizzazioni appunto come Sea-Watch o come Jugendrettet, no? Quindi piccole organizzazioni di attivisti, e questo chiaramente ha rappresentato una grossa debolezza. In più era molto complicato, no? Spiegare che tipo di lavoro facessero. E però, ritornando al decreto sicurezza bis, emerge molto chiaramente un decreto con 18 articoli, solo i primi 5 sono dedicati al soccorso in mare, criminalizzano il soccorso in mare violando una serie di leggi nazionali e internazionali, quindi c'è da pensare che questo decreto sarà smontato appunto non appena sarà impugnato, insomma, non appena, non so con quale caso questa cosa succederà, ma molto probabilmente questo decreto sarà smontato, perché è sicuramente incostituzionale. E però è molto interessante vedere come tutta la seconda parte del decreto criminalizza le manifestazioni di piazza, fondamentalmente criminalizza chi esprime dissenso, tra l'altro portando dei paradossi di nuovo giuridici, per esempio prevedendo pene per chi organizza manifestazioni non autorizzate lì dove appunto si manifestano alcuni reati come la devastazione e il saccheggio, anche chi ha organizzato risponderà di quel reato, quindi sovvertendo il principio per cui la responsabilità è sempre personale. Secondo me appunto in qualche modo è come se questo decreto sicurezza bis fosse portasse alla luce quello che era il vero intento della campagna di criminalizzazione delle organizzazioni non governative. Non era tanto criminalizzare gli umanitari o criminalizzare le persone di origine straniera, anche, ma soprattutto criminalizzare, cioè restringere in qualche modo le libertà, i diritti di tutti, e criminalizzare, costringere alla riserva indiana sempre di più chiunque esprima dissenso, chiunque esprima indipendenza rispetto al potere.